Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero». E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Cari amici e devoti di Santa Maria dei Miracoli, sorelle e fratelli nel Signore, sono particolarmente legato alle letture di questa 28ª domenica del tempo ordinario dell'anno C, perché 24 anni or sono, in questo luogo a me tanto caro, ho celebrato la prima messa. E le letture di quella domenica sono le letture che ritornano oggi per la nostra riflessione. Infatti sono molti gli elementi che ci vengono dalla parola di Dio di questa domenica per la nostra crescita personale e comunitaria. Mettiamo a fuoco il valore del ringraziamento, del dire grazie e del riconoscere il bene che abbiamo ricevuto da Dio. Ringraziare non è un fatto puramente di galateo, ma è un atteggiamento personale che apre un dinamismo vitale. A volte è curioso constatare che spesso facciamo fatica a dire grazie, talvolta dimenticanza, ma il più delle volte è orgoglio più o meno cosciente. Dire grazie vuol dire ammettere la propria dipendenza. E invece la riconoscenza è un sentimento cristiano. Non dimentichiamo che noi riceviamo tutto da Dio. È da Lui che viene ogni dono, nell'ordine della natura, della grazia e della fede. Come i genitori e i nonni, desiderosi di dare ai loro figli e ai loro nipoti un'educazione civile, abituandoli a dire grazie, così anche la Chiesa, nostra madre e maestra, ci insegna a fare della nostra vita un canto di lode e di ringraziamento a Dio. Ce lo insegna anche la Vergine Maria, venerato in questo luogo col titolo di Santa Maria dei Miracoli. Maria rende grazie al Signore, lo loda, lo magnifica con tutto il suo essere. Quante celebrazioni viviamo in questo santuario, anche in questa domenica, la messa che celebreremo nelle nostre comunità, proprio perché la domenica è la Pasqua della settimana e ancor di più. Eucaristia significa rendimento di grazie. Il brano evangelico di Luca che la liturgia ci ha presentato ci mostra che purtroppo gli uomini e le donne sono più portati a domandare che a ringraziare. Anche le nostre preghiere a volte sono sempre più preghiere di domanda che di ringraziamento. Lo abbiamo sentito nel Vangelo. 10 lebbrosi implorano la guarigione.
Gesù incomincia col mettere alla prova la loro fede inviandoli ai sacerdoti ancora prima di guarirli. La loro obbedienza è premiata. Lungo la strada si accorgono improvvisamente che la lebbra è sparita, ma di tutti 10 uno solo, ed è uno straniero perché samaritano, ritorna sui suoi passi per ringraziare il Signore e rendere gloria a Dio. Gesù manifesta la sua sorpresa e nello stesso tempo la sua tristezza. Il tipo di miracolo è originale. Non c'è una parola diretta di Gesù che provoca la guarigione, ma tutto avviene lontano da lui, in seguito all'obbedienza dei lebbrosi al suo comando. E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Gesù reagisce con un rimprovero e con un atto di accoglienza e di approvazione verso l'unico ritornato a dar gloria a Dio. Benché straniero, è il solo ad aver capito pienamente ciò che gli è accaduto ed è l'unico che fa della sua guarigione un fatto di salvezza. Non dimentichiamo, sorelle e fratelli carissimi, che nella vita abbiamo bisogno di salute per il corpo e per il fisico, ma abbiamo bisogno di salvezza per l'anima e per lo spirito. Se andiamo avanti sulla parola di Dio che il Signore detta al cuore di ciascuno in questa domenica, parallelo a questo racconto evangelico è l'episodio dell'Antico Testamento che sentiremo nella prima lettura, tratta dal secondo libro dei Re. Naaman Siro viene guarito dalla lebbra per l'intervento di Eliseo. Anche in questo caso si tratta di uno straniero che viene guarito in seguito all'esecuzione di un comando. Anche Naaman ritorna indietro a proclamare la sua lode e la sua fede nel Dio di Israele. Per questo Gesù nel Vangelo esclama: non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. È questa parola conclusiva di Gesù che determina il messaggio di tutto il brano evangelico. Il samaritano ha ottenuto qualcosa di più degli altri 9. Gli altri sono stati solo guariti. Lui è stato anche salvato. Noi tutti abbiamo bisogno di salute, ma abbiamo bisogno di salvezza. Non basta essere guariti per fare una vera esperienza di Dio. Occorre prendere coscienza che la nostra vita è un dono che dipende da Dio. E ancora di più, Lui ci ama sempre e continuamente ci perdona. Sia la prima lettura che il Vangelo ci raccontano l'amore di Dio verso l'umanità. Una vera grazia, un vero miracolo. Nel samaritano del Vangelo c'è qualcosa in più. Ritornando da Gesù, non solo dà gloria a Dio, ma soprattutto riconosce che in Gesù Cristo è Dio che agisce, guarisce e salva. E questa volta poi se ne va, si mette in cammino, non di sua iniziativa, ma perché inviato da Gesù. Alzati e va. In questa espressione di Gesù c'è tutto il cammino del vero discepolo. Si parte dal proprio bisogno, si viene guariti, si ringrazia e si è inviati nel mondo come missionari del Vangelo e testimoni di Gesù Cristo. Per questo anche in questa prossima settimana proponiamo di compiere sempre questo dovere di cristiane e cristiani con uno slancio di amore vero e generoso.